diceva prima, per esempio, ha partecipato a tutta un'occupazione della Fiat a Torino, io invece Alfa Romeo. Non sto scherzando, facevamo i turni e io partecipavo perché si temeva che smontassero la catena di montaggio dell'Alfa Romeo. E non abbiamo vinto noi. Non è che sia andata sempre male, in certe occasioni gli operai e gli studenti in altre situazioni hanno vinto e sono riusciti ad avere ragione. Io veramente faccio il tifo per voi e spero che voi siate vincenti alla fine, perché la grinta con cui siete partiti dà buon segno. Già vedere tanta gente qui che sta vicino a voi, che non soltanto è qui per dare una manata sulla spalla, ma io credo che, e questa sarebbe la cosa più importante, vuole partecipare, sente che è un diritto civile, un dovere sacrosanto di una popolazione che è dentro una storia nuova, di essere non soltanto presente con le parole, con il buon giudizio, ma attivamente, in tutti i modi, partecipare, inventarsi un modo di essere presenti in questa situazione. Zanni è un termine proprio lombardo, col quale si indicava così la manodopera più bassa, quelli che erano costretti ad abbandonare un proprio lavoro perché ormai si è andati in fallimento e entravano nel novero dei servi, di quelli che si adattavano a tutto pur di sopravvivere. E moltissimi erano quelli che hanno lasciato le montagne a un certo momento e sono arrivate nelle città per la prima volta con le loro famiglie. Perché? Perché nella montagna, perché nei loro campi non c'era più lavoro. E come mai? Per una nascita straordinaria di un momento di evoluzione. L'evoluzione molte volte ha determinato dei guai terribili, soprattutto quando di dietro c'era l'interesse ad arraffare più che a produrre situazioni di vantaggio per la collettività. La collettività veniva dopo, importante è fare l'affare, cercare di prendere più quattrini possibili. E chi se ne frega se poi, grazie al fatto di aver inventato un nuovo modo di far quattrini, ci andavano di mezzo popolazioni intiere. Ci fu un fatto straordinario nel 500, proprio l'altro ieri si può dire, nel 500 in tutta la Lombardia, Piemonte e molte parti del Veneto successe un disastro spaventoso, una crisi enorme. Perché? Perché le banche avevano creato le maone. Cos'erano le maone? Erano le carte di credito, pensate quando sono nate. Cioè i cittadini acquistavano delle banche, dei fogli su quali c'era scritto la quantità di denaro che avevano messo a disposizione delle banche. Per che cosa? Per fare in modo che si sviluppasse l'agricoltura. L'agricoltura dove? Dove naturalmente c'era interesse che la gente del luogo venisse a lavorare a un prezzo proprio stracciato, e questo naturalmente li ha portati nel Medio Oriente. Nel Medio Oriente sono nati campi, luoghi di produzione straordinari, e il prezzo che gli organizzatori dovevano pagare per il lavoro era così basso che l'utile era altissimo. E quando le derrate alimentari arrivarono in Europa, in particolare in Italia, ebbene, i contadini del luogo, di tutta la zona, non riuscivano più a vendere la propria merce, perché quella che arrivava appunto dall'Oriente era a metà prezzo netto rispetto al prezzo corrente. Non valeva più neanche la pena di adoperare il proprio ricavato, diciamo, di merce per poter seminare, perché conveniva buttarla addirittura via
tanto che poi era inutile pensare di poter vendere. E allora questi contadini disperati cosa fanno? Vanno nelle città e si propongono di fare qualsiasi lavoro, di sgomberare i cessi e le cloache, di trasportare merce, di pulire i fiumi e la servitù, tutto quello che era di facile reperimento e soprattutto costava niente, quasi quasi niente, ebbene era all'ordine del giorno. E insieme a loro, a questi disperati, che si chiamavano gli Zanni, che poi la maschera più importante, il Recchino, tanto per dire, è uno Zanni, Brighella è uno Zanni, tutta questa gente che veniva disperata cercare lavoro con le loro donne. Le loro donne facevano le serve, ma anche oltre nella disperazione accettavano anche...